È un anno positivo, è un anno che è iniziato bene, abbiamo subito solo una sconfitta e questo direi che mette questo gruppo al di sopra di tutti gli altri, anche se è lo stesso gruppo, però si è allenato in maniera diversa, più volitivo, ed è sicuramente uno stimolo per il futuro, per riuscire nel proseguo del campionato. È sempre lo stesso gruppo, quindi sono sempre gli stessi giocatori che avevamo l'anno scorso. Non è cambiato tanto, anche se abbiamo inserito Baldini, che è ritornato da Porto Maggiore e l'anno scorso ha fatto un discreto campionato in Serie C. Erano 2 anni che mancava, quest'anno il suo rientro ha portato direi un grosso contributo alla squadra, anche perché il nostro palleggiatore Virginio riesce in questa maniera ad avere più soluzioni di gioco. E questo ha fatto in modo appunto di farsi ritrovare, di essere al secondo posto del campionato. Comunque sì, abbiamo iniziato bene l'anno nuovo, per cui sono soddisfatto. Adesso abbiamo una partita contro la penultima in classifica che dovrebbe essere abbastanza semplice per poi riniziare il campionato, e ci saranno alcuni incontri piuttosto difficili. Abbiamo un inizio difficile del ritorno del campionato, ma per fortuna abbiamo queste squadre in casa, cioè abbiamo tutte le squadre più forti, quelle a pari nostro livello, e le squadre appena sotto, che sono, cioè le abbiamo in casa, abbiamo gli scontri diretti in casa, per cui è positiva insomma questa soluzione, dovrebbe essere positiva per noi. Direi che il gruppo si sta comportando molto bene, è molto stimolato da questi risultati, e quindi man mano che si vincono delle partite trova degli stimoli sempre maggiori per allenarsi meglio e per puntare a risultati migliori. Si vede più amalgama, il miglioramento c'è stato soprattutto nel gioco.